detto benissimo. Bello. Doppio metro sarà il tuo culo. Cioè, io non ho doppio metro. Bello, sarà anche però, che somiglio al tuo culo di faccia, probabilmente. Però, probabilmente sì, ma come no? Allora, buona biglietta a tutti, ben ritrovati da Max Poli, Branca, il poeta Cacciavillani, Antonio D'Amore, si regia. Ciao ragazzi. Allora, in tanti già ci stanno scrivendo, ci stanno inviando sms. La serie, siccome sono cecato, aspetta, vado a ingrandire tutti i caratteri perché veramente, ragazzi, non vedo nulla io. Fuggiane, attenzione, sta per arrivare Antonio Viagra. Questo è quello che ci scrivono. Questo è il primo messaggio. Si potrebbe parlare di questo, soprattutto di questo. La notte non dormo più perché nei miei pensieri ci sei tu. Tu che sei tanto bella da sembrare una stella, che brilla del sole che ha colpito il mio cuore. Cristian da Cosenza. Hanno saputo che c'è il poeta, iniziano con le poesie. Bravi, bravi. Bravi chi è? Antonio D'Amore. No, è che ci stanno facendo una ripresa che poi metteremo sul blog e quindi vedrete come avviene proprio la messa in onda, no, di Big Night. Cioè, che cosa facciamo? Sì, la prova al costume. Ce lo sapevo, facevo le ghetto. No, io vorrei che inquadrassero anche D'Amores, che sta facendo riprese, i capelli di Cacciavillani, che però adesso ha messo a posto. Guarda. No, sistemano come quando c'ha la cuffia appena messa. Beh, eccolo qui, questo è il Cacciavillani che mi si presenta ogni notte davanti. È fantastico. Lo dico perché poi vedrete questo video sul blog, blog.cheschis.it/maxpoli. Però adesso veniamo a voi. Raccontateci, anzi proponeteci un argomento, vi aspettiamo al 347-490-0042, facciamo vedere anche com'è tutto quello che teniamo davanti, visto che ci siamo. Raccontateci, appunto, dateci un consiglio su cosa discutere, ecco, un argomento o qualcosa che ha catalizzato la vostra attenzione in questa giornata. Sei i miei capelli, per esempio. Ecco, poi faremo uno o più punti di discussione. Martedì li vado a tagliare. Abbiamo il pensiero poetico. Lo leggiamo tra poco. Avendo una persona in regia assente. Quando torna, però intanto allora, posso ricordare l'indirizzo a quale inviarmi. Com'è che dici per anche questo caso? Facci pure. info@andreacacciavillani.it se mi volete inviare pensieri, poesie, osservazioni, qualunque cosa. Se proprio volete. Anzi fatelo. Perfetto. Bene. Direi, Antonio, vai col disco, D'Amore. Vai, Antonio. Basta qua, D'Amore. Vai! Vai col disco, Antonio. Se sta scappando, vai, no, scherzi a parte. Vi aspettiamo anche via email, giusto che è schis.it, ma la cosa importante, vorrei ricordare che, essendo venerdì, essendo qui il poeta, essendoci qui fisicamente, no? Trasicoliamo tra poco anche con il radiofilm Horror. Paura, sì. Abbiamo la terza e la quarta puntata, direi, puntata del radiofilm. Addio al celibato. Per chi si fosse perso le prime due puntate, vi ricordiamo che sono sia in podcast, ma poi faremo un riepilogo verbale. Ecco, sei capace di fare i riepiloghi verbali tu, Branca? Ma volendo anche sì. E se anche no? Volendo anche sì. E poi io con il poeta vorrei lanciare anche... No, lasciamo stare. Vorrei lanciare anche la rubrica Una parola impossibile. Ah, bella. Ovvero, bella. Ce la spieghi allora? No, questa è bella. No, l'idea, già capito di cosa voglio parlare? Sì. Dal titolo? Sì. Ecco, sentiamo. Per esempio. Cioè, una parola difficile, di comprensione difficile. Esatto. Bravo. Vedi come è poeta. Intende subito il poeta. Cosa importante, caro poeta. E qualcuno, ecco, potrebbe chiamarci e dirci: poeta, che cosa significa trasecolare? E lei darà subito risposta. Ah, perfetto. Senza l'aiuto di Google. Figura di merda, no? Quindi, se avete una parola, un termine, un vocabolo che vi tormenta e volete conoscere il significato, c'è qui il poeta. 081-546-12. Farò continuamente l'ID. E facciamo una raffica di telefonate proprio su questo. Bene. La parola che vi tedia, che vi sta tormentando, anche tediare. Poeta, cosa significa tediare? Verbo tediare. Ma è il disturbare. Allora, premettiamo che è un verbo. Certo. Tediare. Ecco. Che cosa vuol dire tediare? Una parola che vi... Vi dà fastidio. Vi tormenta. Bene. Ecco, il poeta tirerà, veramente toglierà ogni dubbio su... Accendi Google. Qualunque vocabolo. Cioè, senza Google. Perché lei, il poeta, sa tutte le parole. D'Amore, io direi, mettiamo un disco e poi iniziamo a chiacchierare con i nostri ascoltatori. Bene. Chiamateci a 081-546-1212. La puntata del venerdì di Big Night. Max Branca, il poeta, e D'Amore. I watch the stars fall aside.